Si salve a tutti, benvenuti sulla rubrica Calcio di Stack Channel. Allora, so che state pensando, ma che cacchio esulti, abbiamo giocato una merda, noi non andremo avanti. Innanzitutto festeggiamo con un po' di liquore alla liquirizia che fa sempre bene all'alluce, fa bene all'alluce, ottimo, ottimo per l'alluce. Ma quello, prendiamo a questa vittoria, ma quel che conta, scusate, sa di bionda svedese, buonissimo. Allora, lo so che state, voi dite, ma quello facciamo schifo. Allora, sentite, vi parlo da Juventino e già qui mi sono beccato, credo, 40.000 dislike, persino segnalazioni, spam, eccetera. Però, vi parlo da Juventino, io ho visto Conte per 3 anni, anni ovviamente fantastici. Ciao ragazzo, ciao, ciao. Non so chi è, comunque, sì, perché prima ho fatto i video su One Piece, quindi adesso sta tutto arrivando messaggio. Ma Conte è un grandissimo allenatore, bravissimo, forse un po' esagerata la RAI che rompe le balle qualunque cosa faccia, era dai tempi di Balotelli che non rompevano il cacchio per qualcuno che qualunque cosa facesse bisognava per forza avvisarlo. Salve, sono io da bordo campo, volevo solo dire che Antonio Conte si è appena toccato i capelli, no? La stessa cosa, da bordo campo Balotelli si è appena scaccolato. Ah, sentito telespettatori, si è appena ma che cacchio ce ne frega a noi? Comunque, vabbè. Conte adesso è tutto osannato, però grandissimo allenatore, ma delle volte, ad esempio, punta troppo al centrocampo, questo è vero. Cioè, io personalmente, hai tolto De Rossi, che è ammonito ed è stanco, mi hai messo Thiago Motta, ok, va bene, ma l'ultimo cambio, dai, Sturaro, Sturaro, ma porca di... Hai, e Sharawi Insigne in panchina, a me Insigne piace da morire, troppo forte Insigne. Metti Insigne, magari leva Candreva, che è stanco. Giochi con Eder e Insigne dietro Zaza unica punta, cambia qualcosa. Ma Candreva difende. Ma se tu metti Insigne che attacca sulla destra, loro non attaccheranno più sulla loro sinistra, perché c'è Insigne, li fa cagare sotto e questi non attaccano. E poi sposti Giaccherino o Florenzi a destra a coprire lì quel buco che lasciato dalla, in difesa lasciato da Candreva. Cioè puoi cambiare, metti 4-3-3, fai qualcosa. No, Conte, da questo punto di vista qui è molto statico. Per me il fondo della sua carriera è stata l'eliminazione che abbiamo subito col Benfica in casa, soprattutto perché ricordo ultimo cambio, ecco ancora una volta il Benfica soffriva le palle alte, ultimo cambio, toglie Llorente, mette, mi pare Borriello, sì. Cioè, ma lasciali tutti e due, Cacchiarola, proprio il 4-2-4 che faceva ai tempi del... No. Sempre, per l'amor di Dio, il tridente no. Ecco, da questo punto di vista qui sì, Conte un po' rompi di quella così, però vabbè, lei è stato eliminato. Poi altri episodi in Champions, che è una competizione un po' come il mondiale, cioè a scontri diretti, lì è un anno, la cosa difficile per Conte è superare il girone eliminazioni. Perché quando becca le squadrette piccole, secondo me non le gestisce molto bene, si è visto oggi, ha giocato molto meglio col Belgio che oggi. Però, quando poi c'è stata la Champions, lì si è stato fermato da un Bayern Monaco che, è vero, 2-0, due pappine all'andata e due pappine al ritorno, è vero, ma altrettanto è vero che quel Bayern Monaco poi ne ha dati altri scoppoloni pure al Barcellona, quindi era troppo forte quella squadra lì. Per me abbiamo superato la cosa più difficile, cioè abbiamo superato il turno. Dopodiché adesso si andrà allo scontro diretto. Mi è dispiaciuto Candreva che stavolta non ha fatto l'assist, l'altra volta per Pellè ha fatto l'assist, oggi non ha voluto fare l'assist a Sturaro, 2-0 e li mandavamo a casa definitivamente. Comunque, boh. Sa di bionda anche un po' danese, fantastica sta cosa. Comunque, l'importante è aver passato il turno, dopodiché c'è questa cosa che però voglio dire a tutti i critici di questa Italia, che qui mo usciranno fuori, ha visto, non siamo più contro il Belgio, eravamo chissà chi, adesso siamo stati ridimensionati. Innanzitutto, finalmente, vaffanculo, abbiamo vinto pure noi una partita negli ultimi minuti, perché mi sto guardando, queste europee ogni volta vincono negli ultimi minuti. L'Inghilterra ieri va a vincere al 92esimo, la Spagna la vince all'86esimo, la Francia due partite, tutte e due vinte alla fine, cioè che cacchio, ogni tanto un po' di soddisfazione pure a noi, perché è bello vincere alla fine, ma uscito un gol a carambola, c'è cioè uno stacco imperioso di Zaza, Eder fa qualcosa, bello, buca tutta la difesa centrale, bellissimo. Poi è anche la dimostrazione che a volte tanti 3.000 miliardi, mille di schemi, e poi alla fine una rimessa laterale va in porta, no?
Quindi ci sta, fa parte del calcio anche questo, tutto tattico contro tattica, ma che delle volte butti una palla lì e succede quel che succede. L'avevo detto, no? Ma è così. Per cui, ecco, arriviamo al punto dei critici, ma dove andiamo con questa Italia che tecnicamente facciamo schifo? E in effetti, quanti passaggi sbagliati. Candreva arriva 4 volte sul fondo, 4 volte mette la palla bassa per Isaacson che la blocca il portiere. Da Sturaro dall'altra parte ha avuto una buona azione, la mette a palla pure lui, bassa di sinistro, schifoso, più schifoso di lui, passaggi sbagliati al cerchio, Chiellini che puntualmente ci prova pure, poverino, ma non ci riesce proprio. Cioè, l'unico che piedi un po' più buono è Giaccherini. Giaccherini sarebbe quello più tecnico dell'Italia. Giaccherini, Italia. Cioè, noi avevamo Roberto Baggio. Comunque, boh, lasciamo stare. Però siamo andati avanti. Dopodiché, arrivato a sto punto qua, ragazzi, si può fare di tutto. Cioè, a sto punto qui non c'è più nulla che la partita è partita. Cioè, becchiamo la Germania. Ecco, diciamo pure sta cosa, ma chi finora è stato un carro armato in questo europeo? Prima parlavo del Bayern Monaco, quello lì che vinse di tutto. Ma quale squadra in questo momento qui è sto carro armato? La Francia è criticata in Francia, è criticata dagli stessi giornalisti francesi. La Spagna ha vinto all'ultimo, ma vediamo stasera come gioca. Ma prima la Spagna quando perdeva la palla pressava maledettamente, bloccava tutti i contropiedi. Con la Repubblica Ceca non è stata così, più che altro sono stati i cechi che facevano schifo nel ripartire, facevano appoggi peggio di Pellè, figuratevi, Pellecchi avevano in attacco, cioè una roba, quindi Rosicchi poverino ci è rimasto male, Rosicchi che è dell'80 mi pare, sì, Rosicchi gioca ancora, grande Rosicchi, stasera, tra un po' dovrebbe giocare alle 6, comunque. Chi c'è più? La Francia, l'Inghilterra che l'ha risolta alla fine a culo con la Gol Galles. Cioè, ma quale squadra è fortissima? Innanzitutto nessuna. Ricordiamoci al Mondiale quando abbiamo eliminato la famosa Germania con, no, ricordate? Loro partivano favoriti, cioè erano uno squadrone quella Germania lì, poi giocavano in casa, avevano a centrocampo, che ne so, mostri come Schweinsteiger, Schwein che significa maiale e Steiger che significa cavalcatore, cioè questo cavalca i maiali e gioca a centrocampo, come fai a vincere? Abbiamo vinto, sul finale, nei suoi tempi supplementari, alla fine al 118esimo hanno preso un grosso proprio così, e l'hanno preso proprio lì dove il sole non ballacca, come direbbero i tedeschi. Quindi ci può stare, dopo sono partita a squadra di può succedere di tutto, cioè palla al centro, inizia la partita, attaccante passa centrocampista, centrocampista passa difensore, difensore a portiere, si ragiona, si fa il calcio d'angolo, c'è il rimpallo, c'è il controrimpallo, succede di tutto, magari 0-0 si va ai supplementari, ma cioè dove sta scritto che siccome quella si chiama Spagna, mo devi perdere 4-0 un'altra volta come nella finale dello scorso europeo, che siamo vice campioni uscenti attualmente, cioè che ne puoi sapere? Dopo è a scontro diretto. Sì, io sono soddisfatto perché in fondo uno dice ma Strike, ma quest'Italia non mi ha convinto. Sì, ma ragazzi non è che stiamo parlando di una squadra di club che gioca così a dicembre, dice ragazzi ma dove andiamo avanti in campionato? Qua stiamo vincendo partita all'ultimo minuto, però la squadra si vede che non c'è, questi qui appena la fortuna ci abbandona, arrivederci e grazie. Ma non stiamo parlando di una squadra di club, parliamo di nazionali che stanno qui, fanno sto torneo, fanno queste altre 3, 4, 5 partite, se tutto va bene se ne tornano a casa. Quindi 4-5 botte di culo e si alza sta cacchio di coppa, magari succede così, che ci frega, mica è una squadra di club. Ma sì, andiamo avanti a quello che succede, Forza Italia è... A me non è tanto la soddisfazione pure di sentire l'inno nazionale e non vomitare, perché delle volte si sente l'inno nazionale e si vedono facce di politici che ti fanno cambiare canale in televisione, almeno bene o male ogni tanto quando gioca nazionale c'è pure un po' più di quell'orgoglio, no? Il calcio è particolare, ci unisce sotto tanti punti di vista, come direbbe Conte. Vabbè, comunque a parte sta chiusura finale, Forza Italia, poi stasera ci vediamo... Una bella partita con le squadre, dopo ci andiamo a vedere pure le ceche che sono belle ragazze, belle svedese, visto che è inquadratura ogni tanto, certo biondo occhi azzurro, mamma che roba, spettacolare, gli europei anche da questo punto di vista, soprattutto da questo punto di vista. Ragazzi, brindiamo e speriamo bene che l'Italia... Questa sapeva proprio di tutta la Scandinavia, proprio bellissima, e quindi Forza Italia e speriamo bene, ciao ragazzi.